Combattere le mafie attraverso l'educazione dei giovani studenti. Oggi all'auditorium della Scuola Pagoto di Erice si sono alternate le istituzioni del territorio per portare la loro testimonianza e il merito all'impegno che ci vede tutti coinvolti nella lotta alle mafie in genere. Oggi è stata una bella giornata dove scuole, territorio, c'erano i sindaci presenti e istituzioni, si sono confrontati, abbiamo invitato i ragazzi a vivere sentimenti di fraternità e solidarietà alla base del vivere civile per superare quelle nuove forme di limitazione della loro libertà affinché possano esprimersi liberamente. E la scuola questo lo fa perché appunto è una scuola libera, pubblica, aperta a tutti. Abbiamo visto dei giovani motivati, molto attenti, che ci hanno ascoltato con molto interesse. Faccio complimenti veramente alle scuole perché hanno fatto un grandissimo lavoro di formazione. È importante che i giovani siano informati, siano consapevoli, devono stare attenti e devono sempre vigilare affinché la società sia una società libera. È che la mentalità mafiosa non abbia mai spazio. Devono sapere quello che è successo nel 92, devono sapere che la società civile nel 92 si schierò a favore dei giudici e delle forze di polizia e i ragazzi devono stare molto attenti, devono vigilare che la società civile sia sempre dalla parte giusta, dalla parte della legalità. Nell'ambito dell'iniziativa sono stati anche premiati gli studenti che avevano presentato un elaborato inerente all'argomento. Quando noi eravamo piccoli non esisteva questo rapporto scuola, famiglia e quindi società. Oggi, da qualche anno, è cominciato questo percorso, noi abbiamo subito, immediatamente, pensato alle scuole. Loro crescono e devono capire che il cambiamento, la rivoluzione della coscienza e della mente sarà quella che porterà a un cambiamento reale, quello che aspettiamo, una società nuova, pulita dalla mafia.